Sì, il mio italiano non è perfetto, ma spero che mi puoi capire quello che dico. Io sono stato rifiutato in residenza da 2018, quando il referendum è successo 2016, 2016. Prima incomincia dall'inizio. I miei genitori sono venuti qui nel 1964. Io avevo 18 mesi. Sono venuti qui da bambina. I miei genitori hanno lavorato tutta la sua vita per noi, per avere la libertà che abbiamo adesso. Io ho fatto la vita normale, come gli inglesi, sempre sentite l'inglese. Allora, quando è successo questo referendum, non ho pensato è cambiato qualcosa per me, perché non ho mai provato un'esperienza che sono differente dagli altri. Mi sono sempre sentita uguale, uguale con le stesse cose. I miei amici sono inglesi. La mia vita è inglese, sono sempre sentita inglese, non sono mai sentita, oh, sono differenti dagli altri, sono stranieri. I miei genitori erano immigranti e io ho orgoglio di questo. Mi sento sempre orgoglio che io sono italiana anche, ma orgoglio che avevo due culture. Mi sono sempre sentito orgoglio per questo, ma adesso ci dobbiamo sentire male per questo, ci dobbiamo sentire umiliato perché senza dignità. E allora la mia voce, che io sono due culture, non lo posso esprimere più. Devo dire che sono soltanto, non lo so, non lo so che sono adesso, sono cittadinanza di da nessuna parte. Mi sento sperso nella mia vita adesso e questo è stato una cosa traumatica per me. Allora, sono andata in ferie un giorno. Questa è la prima volta che mi sono sentito che qualcosa è cambiato per me. Siamo andati in ferie, siamo arrivati all'aeroporto inglese e siamo tutto in coda e io stavo anche con tutte le persone, e soltanto a me mi hanno fermato. E questo era un shock, perché non lo so perché sono stato fermato. Non è mai successo nelle 56 anni che che vivo qui. E mio marito è passato, miei figli, e io mi hanno fermato. E hanno detto perché? Che fai qui? E questa è la prima volta che mi sono sentito oltre, differente dagli altri. È stato un shock, un imbarazzo per me, perché ascoltavano quello che dicevano, che io forse sono un criminale o qualcosa di differente che è successo con me, che mi sono sentito era traumatica per me. E questa è la prima volta che mi sono sentito che qualcosa è cambiato. E allora ho pensato, forse meglio se prende cittadinanza inglese. E questa è una cosa semplice per me, perché non ho un altro paese, non ho mai vissuto in un altro paese nella mia vita. Sono sempre questo in Inghilterra, in questa città, mai fuori da questa città. Allora ho pensato, ok, faccio così, se è meglio per me, è facile andare in ferie, posso prendere ancora un po' più di libertà, perché non ho mai pensato che non ho libertà. Forse fosse più facile. Allora ho telefonato come si deve fare a prendere la cittadinanza e mi hanno detto che non sono residente qui. Io ho pensato, ma questo è un sbaglio, per certo. Come non sono residente qui?
mi sono andata a scuola qui, sono lavorato qui, mi sono sposato qui, ho fatto la prima comunione qui, tutte le cose che la mia vita è tutto qui. E dopo ti dicono, non sei residente in tuo paese, nella tua casa. Immagina che tu hai una casa, hai lavorato tutta la tua vita a fare questa vita. E dopo ti dicono, no, questo non è più la tua casa. Devo provare che questo è la tua casa. Ma tu non sei uguale, non hai gli stessi diritti adesso, sei diverso. Ok? Non sei welcome, non lo sto a dire, non sei welcome più in questa. Devi provare che tu hai diritto di rimanere nella tua casa. Figurati che i shock di questo, ok? E questo è una cosa psicologica che ti viene una crisi che. È difficile uscire di questa crisi, perché adesso mi sono cambiata come persona, l'identità mia è cambiata, come io pensavo che ero, come i miei amici come erano. Non sono gli amici che pensavo che erano, sono tutto diversi. Il mio mondo è cambiato, tutto è diverso per me adesso. Mi devo trovare un'altra volta, un'altra identità a 56, 7 anni. Allora, ho provato, ho fatto tutto quello che vogliono, devi provare 5 anni che sei vissuto qui. Ok? Ho mandato tutto quello che volevano, le carte della bank, dei tassi, tutto. E alla fine mi dice no, non è abbastanza. Non è abbastanza per provare che tu sei stato qui, nella tua casa. Allora, no, un altro shock, ok? Perché ho pensato, questo non sta succedendo, è un sogno per me. Non lo so che sta succedendo, perché la libertà a essere uguali, a avere i diritti, pensiamo che è una cosa che è naturale, ma non è così. Così pensavo io. La mia felicità, tutto quello che avevo prima, pensavo che questo è normale. Fine che te lo levano. Sono come i ladri, ok? Un giorno stai nella tua casa con gli stessi diritti e i ladri vengono e togliono tutti i tuoi diritti senza permesso. Così. Ok, allora. Ho fatto questo? No, non è abbastanza. Mi hanno dato una lettera a dire sei rifugiato, non hai residente qui. Devi appellare, devi andare in un chamber, a essere interrogated and questioned. Allora non lo fa. Mi sono messo in shock, mi sono messo una paura e non ci ho pensato più. Pensavo forse cambia qualcosa e è meglio che nessuno sa niente. Così è il shock, l'ansia che aveva. Allora ho pensato, faccio un complaint. Vado a dire questo non è giusto, questa cosa. Ok? L'ho fatto. Un'altra volta ho dato una lettera dai miei medici, anche ancora che aveva fatto già prima i tassi. Hanno detto, confermato che io sono stato qui da molti anni, ma non era abbastanza. Hanno detto una seconda volta no. E sono rimaste senza residenze in mio paese, nella mia casa. E i miei figli sono inglesi, mio marito è inglese e io sono oltre. Senza casa, senza cittadinanza, senza identità. Sono rimasta così. Allora, da questo, Elena parlava dell'affetto psicologico. E questa è una crisi che la vita cambia come
la mente, tu non sei la stessa persona, perché tutte le cose sono cambiate nella vita. Ogni cosa che vedi, vedi una persona e pensi, ma questa persona pensa che pensa di me? You become self-conscious. Non lo so dire. Tutte le cose cambiano. E da quel tempo non dormo più, mi sento la sicurezza, quella che noi pensiamo che è normale avere nella vita, nella tua casa, la sicurezza. La sicurezza non ce l'ho più, perché domani non lo so che succede, che fanno contro me. Penso sempre che una cosa cambia. E questa sicurezza è una cosa come avere la meglio cosa nella vita è la sicurezza. E senza questo la vita non è più, non ti senti più safe, che puoi vivere nella tua casa senza paura. E allora adesso sto lottando per avere la giustizia adesso per me, perché voglio che qualcuno dice sì, ha ragione, tu stai qui tutta la tua vita da bambina. Quando mi vuole lasciare fuori, dove vado? Dove vado? Chi sono adesso? Voglio qualcuno che mi dice tu sei una persona. Adesso non mi sento senza persona, senza niente. Non lo so spiegare in italiano, ma spero che mi capisci, è difficile spiegare. È una cosa troppo traumatica, è una crisi troppo psicologica e troppo malamente. Non lo so spiegare come si dice. I miei genitori sono venuti qui a lavorare tutta la sua vita. Io ho lavorato tutta la mia vita. E dopo ti dicono, no, tu non sei una persona, non sei importante più. Voglio dire a tutte le persone che credono che tutte le tue generazioni che sono stato liberi, uguali, avere tutte queste cose, non è una cosa che dobbiamo essere, che è normale, non è normale, si deve lottare per ritenere queste cose. Non possiamo dire l'abbiamo, perché una volta che non le hai, si vede, ti senti, e io non ho mai aspettato questo per me. Io ero una persona diversa prima di questo, ma adesso mi sento sperso e non lo so che devo fare, come devo fare. Non posso lasciare i miei figli e il mio marito, non lo so. E dove vado? In Italia? Sì, ok, ma in Italia dovevo incominciare un'altra vita a 58 anni senza i miei figli? Ok, se uno vuole andare, it's a will, ok? Ma se sei forzato a andare un posto, a lasciare i figli, a lasciare la casa, tutto quello che hai fatto nella vita, a lavorare, tutte quelle cose, e ti dicono no, questo è diverso, se sei forzato a fare queste cose, a lasciare, non posso lasciare i miei figli, la mia famiglia. E i miei figli non hanno EU citizenship, non le hanno. Allora che succede? Che succede con i miei figli e il mio marito che è inglese? Io devo rimanere qui senza identità, senza che mi sento oltre. E questo è la mia vita adesso.